Ciao a tutti ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovissimo video. Cioè, l'avevo promesso ed ecco che l'ho portato su YouTube, che lo volevo portare. E quindi ecco, oggi su Clash of Clans. Bene, in questo video potreste sentire dei rumori, quindi se li sentite non ci fate alcun caso. E scusate se sto in questi ultimi video vestito allo stesso modo, però dovete fidarmi di me. Fidarvi di me. Che non sto registrando nello stesso giorno e quindi vabbè, qui sto registrando in giorni separati. Allora, certo, anche oggi questo video è in ritardo, quindi scusate per il disagio ancora. Che poi, tra l'altro, insomma, due volte di seguito che registro in ritardo, ma sono dettagli. Bravo Christian, così si fa. Vabbè, comunque oggi siamo su Clash of Clans a registrare questo gameplay. È per la prima volta su Clash of Clans, appunto. E quindi, niente, quindi oggi cosa faremo? Ah, faremo due belli attacchi, poi a fine video metteremo in upgrade una cosa. Io direi subito di attaccare. Cosa ho spostato? Non lo so. Ah, questo coso. Vabbè. Attacchiamo subito subito. Vai. Bene, questo qua credo che sia buono per attaccare, quindi andiamo subito ad attaccare proprio il più. Questo è il primo skip, fidatevi. Vediamo se riesco ad attaccare, perché questo qua è un, diciamo, un esercito che molti conoscono, tutti quanti che giocano a Clash of Clans lo conosceranno. Cioè, la cosa, Go Weepy. Cioè, io consiglio vivamente questo esercito, anche perché insomma, nella lega dove sto io, che è Cristallo, però tra un po', pochissimi trofei arriva a Master, insomma, si farma veramente bene, perché ci stanno tanti inattivi, per prendere risorse ti fa anche i trofei. Sto buttando salto a caso, ma non ci fate alcun caso. Io le salto non le so usare. Tanto bene. Però sono utili. E quindi le uso. Vediamo, si stiamo prendendo un po' di risorse. Poi un 500.000, bello fresco. Già così, al primo skip. Cioè, io c'ho questa fortuna che quando registro io vinco le partite, faccio cose incredibili, però quando non registro perdo tutto. Cioè, di solito è il contrario, negli altri prendono me, perché io evidentemente sono fatto al contrario. Sono dettagli questi, non ci fate caso. Allora, vediamo che cosa fa. La regina si sta distruggendo un po' di cose indisturbate. I P.E.K.K.A. girano, tanto per cambiare, perché i P.E.K.K.A. non girano mai tanto, dai. Però almeno qualcosa lo fanno, servono a qualcosa. Il che è già qualcosa. Stanno girando tutto quanto sta girando, però per fortuna ha girato alla fine. Del resto abbiamo preso tutto. Vabbè, del resto, infatti, le cose, le risorse sono rimaste tutte quante esterne, quindi li stiamo prendendo tutto. Bello, sinceramente non mi sarei mai aspettato così al primo skip, poi al primo attacco un bel 500.000. Cioè, questa è fortuna. Il P.E.K.K.A. sta per morire. Niente, è morto. Pure il golem, è rimasto ok, è rimasto solo il golem. Sì. Bene. Non ci siamo presi tutte le risorse, però ci siamo presi 400.000. Circa, di risorse. E anche 1.534 del nero, che non è male. Buono, buono, buono. Bene, allora. Ah, bene. Anche finito la ricerca del coso. Della fulmine. Adesso ce l'ho a livello massimo. Con delle truppe normali è tutto a livello massimo. A parte i goblin. Invece del resto, delle truppe nere, devo ancora portare avanti qualche cosa. Vabbè, a fine video, oltre che potenziare una cosa con l'oro, la potenzieremo anche con l'elisir. Cioè, potenzieremo i goblin. Allora, quindi adesso facciamoci un secondo attacco, che il secondo esercito è uguale al primo, identico spiccicato, è lo stesso in pratica. Bene, iniziamo. Ecco ragazzi, finalmente abbiamo trovato il nostro bel villaggetto da asfaltare. Non so se lo asfalteremo, questo villaggio è alquanto strano. Però noi ci proveremo. Cioè, io me la sento ad attaccare qua dal basso, non so perché, ma l'ho attaccato qua dal basso. Ah, mi sono scordato, non c'ho gli eroi. Ma che coglione che sono. Vabbè, non fa niente, attaccheremo senza eroi, che devo dire. Basta che facciamo una stella, perché a me
La cosa importante è prendere abbastanza risorse, almeno 200.000, e fare almeno una stella, perché non voglio perdere trofei. Assolutamente no. Perché già i trofei in passato ne ho persi troppi per farmare, perché una volta è stato un periodo quando non sapevo giocare, fino a 1 o 2 anni fa, che proprio non farmavo zero, io farmavo soltanto quelle miniere, quindi. No, voi non capite, non potete capire quanto facevo schifo. Infatti adesso, come vedete, sono un TH9 che non è messo così tanto male e ci sta. Però prima facevo proprio schifo, infatti. Facevo di testa mia. Cioè, attaccavo villaggi che sono soltanto per salire i trofei. Però a un certo punto non riuscivo più a salire perché comunque il villaggio era proprio scarso. Cioè, stavo TH7 con i cannoni al 3, quindi potete immaginare che cos'era. Una schifezza. E questo pecca poraccio non riesce a fare grandi cose. Cioè, ma tutto quanto è sparso in giro, tutto quanto è sparso. Cioè, questo attacco è un po' schifoso, però ci stiamo prendendo le risorse e i trofei. E quindi è una cosa molto positiva. Quindi chi se ne frega del resto, giusto? Cioè, guarda, ci siamo presi un po' di risorse, questa cosa è molto buona. Bene, bene, bene. Fantastico. Quanto detesto quando una truppa si fissa sul muro. Purtroppo quel P.E.K.K.A. è rimasto incastrato in quel muro. Proprio fortuna che non ci vura così tanto, perché il P.E.K.K.A. fa dei danni allucinanti. Infatti consiglio a tutti di usare questo esercito perché è molto forte. Perché giusto, secondo me è il giusto equilibrio. Poi se uno vuole. Non significa niente di trofei, vuole scendere ancora per trovare le leghe dove si farma meglio, è un altro discorso qui. Però se andasse a cercare un esercito tipo barbari arcieri, goblin, giganti, cose così. Che poi in realtà con i giganti nemmeno quelli sono tanto mali. Anzi, se si potrebbe anche accompagnare giganti, maghi e poi un po' di guaritori. Anche io una volta usavo quelli. E i guaritori con la regina devo dire che sono molto utili. Infatti consiglio a tutti di usare i guaritori e regina negli attacchi. Anche i war sono ottimi. Anche se io non so attaccare il war, ma sono dettagli. Vabbè, però se siete anche TH11, avete il gran sorvegliante, proprio la miglior cosa. Intanto qua abbiamo perso. No, non abbiamo perso, in senso è finita la partita. Però le risorse le abbiamo prese, dai. Dai, buono, buono. Mi accontento. Anzi, oh. Cioè, non è che mi accontento, ma a me mi va benissimo. Allora, cosa mettiamo a migliorare? Siamo giunti già a fine video. Mettiamo a migliorare subito, vediamo. In realtà non so che migliorare. Una difesa aerea, dai, con 4.000 è il massimo che possiamo fare. Come vedete qua le difese sono quasi tutto maxato. Cannoni. Torri dell'arciere. Sì, quante ne mancano? Una? Sì. Cannoni. Torri dello stregone. Mancano. Una. Due ne mancano. Che vabbè, lo facciamo nei prossimi episodi, oppure lo farò offline. Bene, guarda, c'è un sacco di oro, adesso l'ho prosciugato tutto. Che tristezza. Mettiamo a fare i goblin. Adesso. Ecco fatto. E anche l'elisir se n'è andato. Anche se non tantissimo, però se n'è andato. Bene, cos'altro ci manca da fare? Ah, poi in futuro farò anche il re barbaro, però sto conservando per farmi le truppe nere. Però a sto punto, visto che ci vorranno 6 giorni, me lo farò fare nel frattempo il re. Che tanto io l'elisir nero lo sto farmando a bestia, non potete capire quanto lo sto farmando. E quindi niente, quindi mettiamo a fare l'esercito per dopo, facciamo una bella GoWP. E quindi niente, io vi invito a seguirmi su Instagram, così per non perdervi le ultime novità. Perché certe volte spoilerò le cose, certe volte do degli avvisi, quindi se non lo fate, se non, non mi seguite su Instagram, seguitemi, oltre che qui ovviamente. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana, sempre se ci riesco a caricarlo di giovedì perché non è sicuro. E bella ragazzi, ciao ciao!